L'atto conclusivo del campionato regionale allievi Under 17 si gioca all'Aquila, allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, di fronte ad una cornice di pubblico spettacolare con circa 500 spettatori sugli spalti. Mister Pierluigi Liberati schiera l'11 titolare con Tolomello a sostituire lo squalificato Bernabale. Quindi Brassetti in porta, Desideri e Di Vittorio Terzini, Michetti e Scolari centrali di difesa, a centrocampo D'Agostini in cabina di regia con Rametta al fianco, la batteria dei trequartisti è composta da Costantini, Graziani e Tolomello con Rosati unica punta. Risponde la Virtus Vasto con Dermiglio, Palmisciano, Caterino, Di Genni, Preta, Ricciardi, Rossi, Giangiulio, Matescu, Maio e Capitanio. La prima sortita offensiva è del Pucetta con Rosati, ma la sua girata di sinistro al sesto è fuori misura. La Virtus Vasto nel primo tempo prende il predominio del gioco e schiaccia il Pucetta nella prima metà campo. Al settimo i biancorossi si fanno vedere con una girata di Matescu, bella stilisticamente ma non trova l'obiettivo grosso. 180 secondi dopo ci prova Maio dai 25 metri, ma il suo sinistro è centrale e non crea problemi a Brassetti. All'11esimo sgroppata sulla sinistra di 50 metri di Capitanio, che entra in area e va al tiro, ma Brassetti con il piede dice ancora no. Al 14esimo ci prova ancora Maio, questa volta di destro, ma la mira non è precisa. È il turno di Rossi al 17esimo, ma anche in questo caso il pallone esce fuori di molto. Si vede il Pucetta al 20esimo con Rametta che da fuori area cerca il secondo palo, ma il tiro è debole e Dermiglio accompagna il pallone sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, Maio va ancora una volta al tiro, ma la conclusione esce di poco con una deviazione di Scolari. Sul corner seguente Capitanio crossa in mezzo e sul pallone si fionda Di Genni, che al volo colpisce una traversa terrificante. Il gol è nell'aria e arriva al 23esimo da un errore in fase di impostazione del Pucetta. Ne approfitta Capitanio che si invola e batte imparabilmente Brassetti per il vantaggio per 1-0 e per la gioia del pubblico vastese. Poco dopo la mezz'ora torna a farsi vedere il Pucetta con Di Vittorio che su punizione cerca l'incrocio di potenza, ma la palla esce al lato. Un giro di lancette e Rametta dal lato e quarti batte un calcio di punizione in mezzo all'area. La difesa biancorossa è abile ad anticipare D'Agostini, pronto a battere a rete da nemmeno un metro alla linea di porta. La Virtus Vasto porta pericoli ogni volta che si butta in avanti, così Scolari, forse un po' per frustrazione, dopo aver recuperato palla su Matescu, falcia Maio in area con l'arbitro Cianca vicinissimo all'azione, rigore netto. Sul dischetto si presenta Maio, al 39esimo, che si fa ipnotizzare da Brassetti, che si distende e para, mantenendo accesa la speranza per il gialloblu. Al 42esimo per la Virtus Vasto ci prova Preta dalla lunga distanza, anche in questo caso Brassetti è bravo a distendersi e a proteggere la porta. Allo scadere della prima frazione da un corner di Rametta Rosati trova l'incornata ma non la porta. Nella ripresa il Pucetta inizia con piglio diverso alla ricerca del gol e del pareggio, così al terzo Graziani con una volée di sinistro da fuori area trova soltanto il palo e Dermiglio tira un sospiro di sollievo. Al nono sempre Graziani da dentro l'area cerca la conclusione a rete, la palla viene deviata e si trasforma in assist per Tolomello, che però non si coordina a dovere per calciare il pallone in porta e deve accontentarsi del corner. 3 minuti dopo, da calcio d'angolo Scolari incorna a centroarea, ma non inquadra lo specchio. La Virtus riprende il controllo della gara e al 14esimo Giangiulio vince un contrasto e tira una staffilata di destro che coglie il secondo legno di giornata per i biancorossi. 2 minuti dopo Matescu e Maio si invertono, con il primo a crossare ed il secondo a concludere di prima intenzione, ma Brassetti è super a tenere a galla il Pucetta. Un minuto dopo Giangiulio ci riprova, ma nell'aggiustarsi la palla perde la possibilità di battere forte e ne esce un tiro debole che finisce sul fondo. Al 20esimo azione da manuale della Virtus con Capitanio, Giangiulio, Maio e Matescu a tessere una fitta rete di passaggi che porta Capitanio a siglare la sua doppietta di esterno destro. Per il Pucetta ora è notte fonda, ma giusto il tempo di rimettere il pallone al centro ed i gialloblu si gettano in avanti a testa bassa e con Graziani trovano la rete che regala ancora qualche chance ai ragazzi di Mister Pierluigi Liberati. La Virtus Vasto non si scompone e controlla la gara fino all'88esimo, quando Matescu scatta ancora sulla sinistra e mette al centro per Berardi, che non ci arriva, recupera la palla, serve il centravanti biancorosso che di destro scaraventa il pallone sotto la traversa per il definitivo 3-1. Ma non è finita, Capitanio scatta ancora in pieno recupero e solo davanti a Brassetti non riesce a calare il poker per via di un super Brassetti, il migliore in campo per quanto riguarda il Pucetta. Finisce qui con la consapevolezza di aver compiuto un grande percorso e di aver perso al cospetto di una squadra nettamente più forte, soprattutto dal punto di vista fisico. Non c'è da rammaricarsi per la sconfitta di oggi, al di là della naturale delusione. Paolo Coelho diceva: «Le delusioni, le sconfitte, lo scoramento sono strumenti che Dio utilizza per mostrare la strada. Coraggio, ragazzi!»